Accanto all'edificio della nuova banca di Cividale si erge maestoso l'angelo metallico dell'artista cinese Miqui, che è carico di simbologia contemporanea. La struttura, in metallo lucido, è composta da più moduli quasi ad indicare, partendo dalla dimensione materica a quella metafisica, la tendenza dell'evoluzione ontologica del molteplice fino all'unità trascendentale, e sottende lo sforzo dell'intera umanità per vincere in uno slancio vitale collettivo la forza di gravità. Chi osserva il monumento con attenzione da più punti di vista ha l'impressione di poter trascendere con la propria percezione intuitiva la spazio-temporalità per inoltrarsi in altre realtà pluridimensionali. Lo slancio vitale dell'uomo è orientato al telos attraverso le varie attività, professioni e progettualità, anche insospettabili, che preparano il transumano. Il tutto rievoca la teoria teilhardiana della complessità-coscienza. Essa ci porta a constatare il fatto che l'evoluzione dal Big Bang sino ai nostri giorni è strettamente correlata al fenomeno della complessità di ogni forma di vita. Dalla cosmosfera disorganizzata emerge la biosfera, che pullula di centri dinamici organizzati, tendenti all'autonomia. La corteccia cerebrale, la quale è emergente e più complessa, avvolge le altre due masse cerebrali ed è quella più significativa per lo sviluppo della coscienza, nel senso di una consapevolezza crescente della specie umana, a differenza delle altre specie viventi non umane, che sono fissate ormai in forme inamovibili e quindi in una dimensione statica. Anche la società rispecchia questa tridimensionalità. Partendo dalle società più primitive fino al giorno d'oggi, infatti, notiamo che è rispettata la famosa legge della complessità-coscienza, per cui l'umanità si sta sempre più coscientizzando, non nel senso morale, ma di aumento di autoconsapevolezza, anche attraverso gli errori. E lo sviluppo tecnologico, nota molto moderna, costituisce un'evidente esternazione di una venuta e tuttora in divenire prosecuzione dello sviluppo del sistema nervoso, quasi un prolungamento del corpo umano. L'ominizzazione evoluzionistica teilhardiana compie un salto di qualità verso l'umanizzazione e con coerenza. Tanto più che l'uomo odierno si sta chiedendo con insistenza, per poter rivivere una condizione di salute psicofisica, quale sia lo scopo della sua esistenza.